Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi torniamo a parlare di calciomercato e parliamo del terzo acquisto del Benevento, Salvatore Elia, esterno offensivo classe 99, arriva in prestito con diritto di riscatto dall'Atalanta, un altro pupillo di Fabio Caserta. Conosciamolo meglio ripercorrendo la sua carriera da calciatore. Cresce nel settore giovanile dell'Atalanta, dove vince un campionato primavera, ma non debutterà mai in prima squadra. Nel 2018 viene mandato in prestito biennale alla US Sabbia di Fabio Caserta, dove stravince il campionato di Serie C e ben figura nel campionato di Serie B nonostante la retrocessione, colleziona 50 presenze e 5 reti con la maglia delle Vespe. Nel 2020 viene mandato in prestito a Perugia, squadra di Serie C, allenata da Fabio Caserta, dove vince il campionato con 36 presenze e 10 reti. Ha indossato anche la maglia della nazionale italiana, due volte con l'Under 17 e due volte con l'Under 18. Come caratteristiche tecniche può giocare come esterno offensivo sia a destra che a sinistra, può giocare anche come trequartista, come esterno di centrocampo sia a destra che a sinistra e in caso di emergenza può giocare come terzino difensivo sia a destra che a sinistra. E Fabio Caserta conosce bene le sue qualità e la sua duttilità. E che dire alla fine? Elia ha un buon colpo per il Benevento, secondo me, giovane può dar tanto, speriamo, bene, e spero che il mercato continui così, perché la squadra sarà rivoluzionata e spero che questo Benevento nuovo, tra virgolette, potrà far bene. E ragazzi, vi saluto e ci vediamo in un prossimo video, sempre forza a Benevento.